Una è neopromossa, ha raccolto 18 punti nel girone d'andata ed è in una tranquillissima situazione di metà classifica. L'altra, invece, è ultima a quota 7 e può solo sperare di ripetere quanto fatto la scorsa stagione, un ottimo girone di ritorno che consenta quantomeno di disputare il play-out. Per gli Hammers, allora, i 3 punti sono l'imperativo, ma attenzione ad un Atletico Fiumicino che vuole evitare di essere scavalcato da Bacci e De Angelis. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra sotto una pioggia scrosciante. Inizia il girone di ritorno della Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti ad Hammers FG Consulting Atletico Fiumicino. Tutto pronto dunque per l'inizio di questa sfida. Vi dicevo, una sfida tra una neopromossa, Atletico Fiumicino, che ha vinto tra l'altro il campionato di A2 di Lega Calcio 8, e invece un Hammers FG Consulting che è riuscita all'ultima giornata a salvarsi. Si aspetta dunque il fischio del direttore di gara. Le squadre sono disposte con l'Atletico Fiumicino che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Maglia argento, invece maglia grigio antracite per gli Hammers Consulting, che in questo primo tempo attaccheranno dalla destra alla sinistra. Eccolo il primo tiro dalla distanza! Micidiale l'Hammers FG Consulting, che al primo pallone giocato va subito in vantaggio 1-0. Il gol, neanche a dirlo, di Manolo Leacche. Dunque, pronti, via, ed 1-0 degli Hammers. Manolo Leacche è andato a segnare da una posizione sicuramente insolita, dal cerchio di centrocampo dove le squadre appunto danno il calcio d'inizio. Pronta la reazione dell'Atletico Fiumicino, affidata ai piedi del numero 7 di Stefano Mosciatti. Pallone intanto ad Andrea Corso, che va subito alla rimessa dal fondo. Vi ricordo Hammers Consulting, che già conduce con 1-0 il gol di Manolo Leacche, 15° gol in campionato per lui. Qui intanto la rimessa laterale a favore degli Hammers. Approfittiamo di questi istanti di calma, almeno apparente, per andare anche a dare una scorsa a quella che è la lista dei convocati, da una parte e dall'altra. Avete visto in possesso del pallone il numero 8, che è Testicini. Intanto attenzione ad un altro tiro, ancora una volta Leacche da vicinissimo alla porta, questa volta spara sopra i Gizzi. Hammers, che davvero è partito a mille in questa partita, in questo girone di ritorno, vi dicevo un Hammers Consulting che è ultimo in classifica a quota 7 punti, che deve assolutamente cercare quanto prima di racimolare qualche punto, almeno per togliersi dall'ultimo punto in classifica e per arrivare invece in una zona utile a disputare il play-out. Qui fallo sempre su uno scatenato, Leacche almeno in questo momento. Continuo con la lista degli Hammers: il portiere ad Andrea Corso, numero 1, Flavio Cappelletti ha il 7, Alessio Berardo, numero 12, eccolo in possesso del pallone, arriva anche il cross, si deve distendere Egizi, riesce poi in qualche modo a controllare Mosciatti che fa ripartire l'Atletico Fiumicino. Davvero non c'è un attimo di tregua, in questa partita non si riesce ancora a dare una lettura completa delle formazioni. Proviamoci adesso: Giulio Bravi, numero 18, numero 11, Daniele Dio ci aiuti. Andiamo in cronaca con l'Atletico Fiumicino, che qui prende il palo con il tiro dalla distanza. Davvero frenetici questi primi minuti, tante occasioni e già un gol. Mellaro alza questo campanile per cercare di servire Leacche. Alla fine il pallone arriva all'Atletico Fiumicino. C'è sempre Mellaro che però torna sul pallone. Ora in possesso c'è l'Atletico Fiumicino. Arriva lo scarico di Mosciatti sul numero 10. Eccolo il cross. Chiama il pallone Andrea Corso. Fraternali per gli Hammers Consulting al numero 2, 9 ovviamente Leacche, che è già andato in gol, 10 l'avete già visto, Giordano Mellaro il capitano, Simone Merelli ha il 14, Mezzetti 31, eccolo Mellaro in possesso del pallone che tenta di girarsi, buona l'apertura verso destra, eccolo il tiro, subito deve distendersi Alfredo Egizi a negare il 2-0 degli Hammers.
Concludiamo anche con Fabio Minotti, numero 5, Augusto Pasquali, leader di questa squadra, numero 13, Stefano Pasquini, il 6, Emanuele Tessicini al numero 8. Dall'altra parte l'Atletico Fiumicino, mentre seguiamo anche la rimessa laterale degli Hammers, che però non riescono questa volta ad arrivare al cross. In possesso c'era il numero 12, Berardo. Hammers che però si è conquistato un corner. In area c'è il solo Leacche. Eccola la battuta. A cercare Leacche che arriva anche al colpo di testa. Poi deve riprovare l'Hammers con Salting. Qui viene chiamato in causa Mellaro e addirittura il portiere Andrea Corso. Se la cava comunque l'Hammers Consulting, poi però non riesce a creare pericoli in area dell'Atletico. Area dell'Atletico che è presidiata come sempre da Alfredo Egizi, numero 1 in possesso del pallone. Lo avete già visto più volte cercato in questi primi minuti il numero 7 Stefano Mosciatti che va adesso ad allargare. In possesso di palla il numero 6 Riccardo Mosciatti. 6 e 7, i due Mosciatti. Eccolo il primo tiro che viene strozzato, il pallone non esce, può arrivare il cross, arriva la buona copertura difensiva degli Hammers. Qualche momento di respiro per questa rimessa laterale. Noi continuiamo con la lista dei convocati dell'Atletico Fiumicino. 5 Alongi, Arduini numero 10, poi c'è Dauria con il numero 9. Numero 8 Federico Ferri, numero 2 Fognani, numero 11 non ha bisogno di presentazioni. Marco Maramao, finora per lui 21 gol in stagione. Vi ho detto dei due Mosciatti 6 e 7, Passigli numero 99, Pantaleone Viscomi numero 4. Deve arrivare il cross in mezzo. Arriva adesso Rasoterra, si distende Corso e riesce a stemperare i pericoli. Qui scivola il numero 6 Mosciatti dell'Atletico Fiumicino. Ovviamente il campo è particolarmente scivoloso, si è abbattuta sulla Stella Azzurra e su tutta Roma una pioggia scrosciante che ormai è da oltre 2 ore che scende anche sul campo. Un campo che sembra in buone condizioni, almeno per quanto possiamo vedere noi qui dalla nostra postazione, ma ovviamente insomma si può scivolare. Il fallo è stato in attacco da parte dell'Atletico Fiumicino. Prova allora a distendersi gli Hammers con questa azione sulla destra. Prova a scaricare Berardo. Il pallone arriva in qualche modo a Tessicini, ma poi riesce a riconquistare il possesso. L'Atletico Fiumicino chiama in causa il portiere, anzi no, il difensore centrale. Eccolo il pallone in qualche modo che arriva a Mosciatti. Mosciatti deve girarsi, scarica adesso. L'imboccata centrale a cercare il numero 11 che non viene trovato. Dall'altra parte Leacche, spalla contro spalla, tutto regolare, il contatto con il difensore dell'Atletico Fiumicino. Qui Mosciatti, un tocco un po' impreciso, poi non viene ritrovato da parte dei compagni. Allora ci prova l'altro Mosciatti, si gira, eccolo che arriva il tiro e Corso ci mette i guantoni. Mellaro prova a ripartire. Quanto ritmo in questa partita, davvero inaspettato. L'Hammers è andata in vantaggio subito, ma l'Atletico Fiumicino sta dimostrando di non averne risentito. Eccolo un altro tiro dalla distanza del numero 7 di Stefano Mosciatti, che sta davvero coinvolgendo particolarmente Andrea Corso, portiere degli Hammers, che qui intanto arriva sul pallone. Arriva anche il fischio arbitrale. Corner a favore dell'Atletico Fiumicino, secondo il direttore di gara. Eccolo un corner rasoterra che prende il palo interno. Incredibile occasione per l'Atletico Fiumicino. Dall'altra parte Mellaro sul pallone. Eccolo lo scarico centrale, ottimo per il numero 8 che va a crossare. Qui l'intervento però di Tessicini viene ben letto dalla difesa dell'Atletico Fiumicino, che riparte con Stefano Mosciatti. Mosciatti va ad accentrarsi, arriva adesso lo scarico mentre risale tutto l'Hammers per andare in copertura difensiva. Ci prova sulla sinistra l'Atletico Fiumicino, deve arrivare il cross, invece arriva il fallo da parte dell'Hammers Consulting. Calcio di punizione per l'Atletico.
due, anzi tre, i giocatori in barriera sistemati da Andrea Corso. Eccolo il calcio di punizione, un rasoterra potentissimo che finisce in rete. Il pareggio dell'Atletico Fiumicino, ci ha provato Corso a buttarsi, ma non è riuscito a arpionare questo pallone. Pareggio dell'Atletico, 1-1. Sul pareggio dell'Atletico Fiumicino, due gol in 10 minuti, ma davvero tantissime emozioni. Finora qui alla Stella Azzurra c'è il primo timeout della partita. Il timeout chiamato da mister Palombini, l'allenatore dell'Hammers Consulting, ovviamente un po' preoccupato per i suoi che specialmente nell'ultima fase, prima dell'interruzione, hanno un po' rallentato. Attenzione però alle hacche che può andare sempre dalla distanza. Ci prova invece Mellaro, questa volta ovviamente non si fa sorprendere l'Atletico Fiumicino dopo aver subito così il primo gol al primo istante di partita. Poi è riuscita a rimontare. Eccolo il tiro dalla distanza. Attenzione perché l'Hammers è ancora in possesso del pallone. Viene messo a terra regolarmente il numero 2 Fraternali. Dall'altra parte allora ci prova l'Atletico Fiumicino. Eccolo il cross in mezzo di Arduini che non è riuscito a trovare Marco Maramao. L'Hammers prova a portare il pallone con le hacche, la sua conclusione viene respinta, c'era il numero 2, sempre Fabrizio Fraternali sul pallone che si è accontentato della rimessa laterale. Scambia con Testicini che però sbaglia il controllo e regala la rimessa agli avversari dell'Atletico Fiumicino che prova a distendersi, poi c'è il ritorno di Testicini che spezza l'azione offensiva degli ospiti e li costringe a ripartire dalla rimessa laterale. Sbaglia poi l'Atletico Fiumicino in fase di impostazione, prova a far girare l'Hammers Consulting con Mellaro che ha scaricato indietro da Pasquini, che poi prova addirittura lui a servire verso il centro. Non trova la deviazione, dunque si riparte dalla rimessa laterale a favore dell'Atletico, su cui l'Hammers va in pressing. Eccola infatti che già ha recuperato il pallone. Mellaro si gira, poi sceglie un poco rischioso scarico. Il pallone gli riarriva bene, poi lo perde però sulla corsa. Poi Fraternali subisce fallo, qui il numero 2 dei Hammers, Fabrizio Fraternali. Battuta a sorpresa, ma il direttore di gara ha fischiato e interrotto questa azione dell'Hammers Consulting che stava andando in porta tutta sola con il numero 6 Pasquini. Hacche sul pallone. Più distante però c'è anche il numero 10 Mellaro. Tre gli uomini in barriera sistemati dall'Atletico Fiumicino. Vediamo chi va tra le Hacche e Mellaro. Prende la rincorsa il numero 10. Va Mellaro, il destro di Mellaro che prende la barriera sulla ribattuta. Le Hacche ancora una volta respinta la conclusione degli Hammers. Attentissima qui la difesa dell'Atletico Fiumicino. Pallone poi che spiove da una rimessa laterale, ancora una volta un giocatore a terra è Mellaro, però probabilmente la sua scivolata è da imputare ad un campo particolarmente bagnato in questa serata davvero di pioggia scrosciante, che tra l'altro non accenna a diminuire. Buono qui il suggerimento sempre del numero 7 di Mosciatti, poi scarica il pallone che viene riconquistato dagli Hammers Consulting, poi Testicini prova ad aggirare il pressing ma regala la rimessa agli avversari che arrivano quasi alla conclusione, forse c'è un fallo, il direttore di gara non fischia. Poi sul contrasto, già battuto la rimessa laterale, l'Atletico Fiumicino sbaglia in fase di impostazione, rimessa già battuta anche dagli Hammers Consulting. Davvero non c'è un attimo di tregua in questa partita. Mellaro allarga sulla destra,
Il pallone ritorna poi al numero 10, il capitano degli Hammers che deve provare a inventare, viene pressato, riceve nuovamente il pallone, fatica l'Hammers a costruire in questa fase con l'Atletico Fiumicino tutto schierato indietro a difendere la porta. Ci prova allora Pasquini, scarico da Mellaro. Che scarica però ancora indietro, fatica a ripartire l'Hammers e poi riesce comunque a riconquistare il pallone. Fraternali si accentra, viene negato all'ultimo il tiro al numero 2 dell'Hammers Consulting, ottimo e senza fallo la copertura difensiva di Riccardo Mosciatti. L'altro Mosciatti, Stefano, riceve adesso il pallone, va la conclusione, deviata, alta sopra la traversa. La conclusione del numero 7 dell'Atletico Fiumicino, che comunque sta impensierendo e non poco la difesa avversaria, e qui conquista il corner. Battuto Corso si fa trovare presente, altro corner a favore della squadra ospite. Chiamato un altro schema, si muove ovviamente. Eccolo il gol dell'Atletico Fiumicino. Se l'Hammers aveva segnata da centrocampo, l'Atletico Fiumicino segna da corner ed è il vantaggio della squadra ospite. È il 2-1 dell'Atletico Fiumicino. In gol è andato proprio il numero 7, Stefano Mosciatti. Ci riprova l'Hammers dalla distanza, questa volta con le hacche, ma il portiere dell'Atletico Fiumicino è presente. Qui intanto si conquista un corner l'Hammers. Ecco la rimessa laterale, scusatemi, non era corner per l'Hammers Consulting, ma rimessa laterale per l'Atletico Fiumicino, che ne approfitta per distendersi in avanti e per cercare di dilagare in questa fase finale di primo tempo. Arriva però una buona interdizione di Flavio Cappelletti. Lo scarico poi verso Berardo. Berardo richiama il pallone. Qui c'è il fallo poi sul numero 2 Fraternali. Calcio di punizione dunque a favore degli Hammers. Questa volta Pasquini è sempre il numero 9, Manolo Leacche. Si allontana Pasquini. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Leacche, Leacche rasoterra ed è il pareggio degli Hammers Consulting. Ancora una volta lo trovano con il numero 9, doppietta per Manolo Leacche e 2-2 dell'Hammers Consulting. Questa sera i tiratori da una parte e dall'altra sembrano particolarmente in serata. C'è partita qui alla Stella Azzurra tra Atletico Fiumicino ed Hammers Consulting. Siamo grosso modo il 20° minuto del primo tempo ed è 2-2 tra Atletico e Hammers. Qui probabilmente un fallo non fischiato dall'arbitro. Prova a controllare allora Berardo. Ci riesce. Poi pallone in avanti verso Leacche che controlla, non riesce però poi ad addomesticare il pallone, costretto a cedere la rimessa laterale agli avversari. Eccola la rimessa, servito sullo scatto Maramao, che finora si è visto poco qui, va bene in pressing su Corso però. Imboccata centrale, perfetta, lo scarico verso il numero 12, il pallone sulle hacche, il calcio di punizione già battuto dall'Atletico Fiumicino che è già dall'altra parte. Fa girare il pallone l'Atletico. Riccardo Mosciatti. Eccolo da Stefano Mosciatti, numero 7 dell'Atletico. Difesa schierata per gli Hammers, che non vedono però l'uomo sulla sinistra che fa arrivare il cross.
deve provare a raccogliere l'Atletico, che però ovviamente si accontenta di questo corner. Berardo riesce a respingere. Eccolo il tiro dalla distanza di Marco Maramao ed è il primo tiro del numero 11 che finisce alto sopra la traversa. È stato deviato, dunque c'è un altro corner chiamato lo schema a liberare la conclusione del numero 10 di Alessio Arduini, che però spara lontano dal bersaglio grosso. Ora ci prova Lammers con questa azione personale di Fraternali che arriva anche alla conclusione, da posizione però impossibile per poter impensierire Egizi. Il cross pennellato, attenzione perché la traiettoria del pallone stava diventando particolarmente insidiosa. Corso ha preferito metterci il guantone, probabilmente ha fatto bene. Riccardo Mosciatti, l'unico all'interno dell'area di rigore. Eccolo il corner, battuto ancora corto verso Mosciatti. L'altro Mosciatti arriva alla conclusione. Spara però troppo al lato. Comunque è veramente sconvolgente come le due squadre arrivino così facilmente al tiro. Leac prova a controllare. Gli viene sporcato però il pallone per il ritorno dell'avversario. Qui c'è il fischio arbitrale, probabilmente il fallo in attacco. È così commesso dal numero 9 degli Hammers, che è anche il capocannoniere con 16 gol, considerando i due segnati adesso. Pasquini, buono il suggerimento, non arriva poi il cross da parte di Bravi. Ora non è corner, ma rimessa laterale a favore degli Hammers. Eccolo il pallone, ancora addomesticato da Bravi. Arriva in qualche modo il cross, c'è la conclusione. Ci arriva Egizi con i piedi. Ottima risposta qui del portiere dell'Atletico Fiumicino. Altra rimessa laterale, sempre battuta ai limiti dell'area. Il pallone arriva e non arriva nessuno a concludere in porta. Ha rischiato moltissimo la difesa dell'Atletico Fiumicino, che prova a ripartire in contropiede. Eccola la conclusione! Ed eccolo il 3-2 micidiale dell'Atletico Fiumicino in contropiede, davvero fulminante. In tre passaggi l'Atletico è arrivato in porta ed ha segnato il 3-2. Qui deve sempre però fare attenzione alla conclusione di Leac, che ancora una volta viene respinta però. Berardo, lo scarico verso Bravi che si gira e va al tiro, spara poco alto sopra la traversa. Pallone intercettato in qualche modo, provano a metterlo a terra entrambe le squadre. Alla fine ci riesce Pasquini che suggerisce bene, poi solo all'ultimo Cappelletti non riesce con l'ultimo passaggio a creare una buona occasione per i suoi. Il numero 7 in realtà poteva anche liberarsi il tiro. Dall'altra parte l'altro numero 7 non trattiene in campo, Pasquini si gira, deve liberarsi del pressing, va a servire il numero 7 che viene messo a terra. L'altro numero 7, allora ci prova Mosciatti, c'è il ritorno di Cappelletti e subisce fallo il numero 7 degli Hammers. Mosciatti, l'altro numero 7, Cappelletti viene anche ammonito. Pasquini, Berardo in barriera, il tiro di Mosciatto respinto proprio dalla barriera. L'Atletico può ripartire da una rimessa laterale.
battuta in avanti, pallone non controllato. Mellaro, buono il suggerimento centrale verso le H, che si gira, ma ci sono due avversari su di lui, non riesce a concretizzare. Poi sul rimpallo il possesso torna agli Hammers, che sprecano tutto in fase di impostazione, regalano la rimessa all'Atletico Fiumicino, che adesso conduce, lo ricordiamo, per 3 reti a 2. Le H sporca la traiettoria di questo pallone, chiamato in causa corso. Attenzione, va Berardo a alzare questo campanile che spazza la palla fuori dall'area. Fischia il direttore di gara, un calcio di punizione a favore dell'Atletico Fiumicino. Va Mosciatti probabilmente. Eccolo il tiro dalla distanza, la conclusione che pizzica la rete, ma finisce poco alta. Rimessa in campo effettuata da Dauria, che poi torna per concretizzare l'1-2 con Mosciatti. Alla fine si conquista un'altra rimessa laterale, battuta in favore di Viscomi, che perde però il pallone. Mellaro allora in avanti verso le H, mette a terra questo pallone, riesce a scaricare e a liberare la conclusione del compagno, del numero 12 Berardo, che spara alto però. Fischia l'arbitro, la fine del primo tempo tra Atletico Fiumicino ed Hammers Consulting è 3-2, una partita spettacolare, quella che ci stanno facendo vivere le due formazioni questa sera alla Stella Azzurra. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Hammers Consulting e Atletico Fiumicino. Entriamo in cronaca qualche secondo prima, per non rischiare di perderci qualcosa con questa esatta situazione, che è stata quella che l'Hammers ha usato per andare in vantaggio. Primo gol degli Hammers proprio così dal fischio d'inizio, con una sassata micidiale di Leacche. Ci prova anche l'Atletico Fiumicino, ma Andrea Corso blocca senza problemi la conclusione di Stefano Mosciatti. Già 2 gol per lui, ma soprattutto una super prestazione, quella del numero 7 dell'Amers, che qui riesce a favorire anche l'azione dei suoi. Non riesce poi a controllare in avanti le H, scusatemi, Maramao. Dall'altra parte un po' in ombra il numero 11 dell'Atletico Fiumicino, che ricordiamo ha segnato già 21 gol in stagione. Dall'altra parte invece c'è un super Leac. Qui intanto il pallone arriva verso il numero 8, la sua conclusione viene attivata, rimane lì il pallone, c'è il salvataggio sulla linea provvidenziale di Arduini. Vicinissima al 3-3 l'Hammers Consulting nel primo istante di gioco. Ancora il tiro dalla distanza, finisce all'incrocio dei pali, ma fuori dal bersaglio grosso. L'Atletico Fiumicino preferisce ripartire dai Gizzi. Preziosissimo il numero uno dell'Atletico. Poi qui l'arbitro arresta il gioco per sincerarsi, scusatemi, delle condizioni di Stefano Mosciatti. Certo è che stiamo vedendo una super partita questa sera. Un ottimo Atletico Fiumicino, ma un buonissimo Hammers Consulting. Certo che ha già subito 3 gol. Pensate, sono 69 in stagione. Hammers Consulting, che è la peggior difesa del campionato. Qui ci prova con questa conclusione di Mellaro, che viene subito respinta dalla barriera. Rimessa laterale affidata a Berardo, cerca in avanti Bravi, prova a girarsi tra due
e commette fallo il numero 15 degli Hammers. Vi dicevo, Hammers Consulting, che dalla loro hanno due record estremamente negativi. Uno è quello di essere la peggior difesa del campionato. L'altro altrettanto pesante è il fatto di essere l'unica squadra ad aver vinto una sola partita in questa stagione. L'unica vittoria è arrivata alla nona giornata contro la Roma Calcio a 8. Poi qualche pareggio, in realtà anche importante, alla prima giornata contro l'Atletico Fiumicino, finì 2-2, contro il Conto Club 3-3, contro il Real Granella 3-3, anche contro il Cottini 4-4. La costante è il fatto di subire tanti gol. Eccolo intanto il calcio di punizione battuto da Berardo! Poi c'era un pallone di cui nessuno si è interessato, ci ha provato allora Mellaro, sparato alto però. Eccolo il pallone che spiova in avanti, prova a conquistarla D'Auria e ad imporsi in area di rigore. Non riesce però il numero 9 ad arrivare alla conclusione. Corso allora al rinvio. Pallone amministrato dal numero 2. Tanto dall'altra parte ci prova ancora l'Atletico, sempre D'Auria. Scarica verso Viscomi. Viscomi ancora al centro, chiede, ma non riesce ancora ad impostare. Poi batte questo calcio di punizione a sorpresa, ma per il direttore di gara va tutto ribattuto. A 2 il risultato dell'andata tra Atletico Fiumicino ed Hammers Consulting. Tra poco vi dico i marcatori, prima seguiamo questo calcio di punizione. Ancora qualche protesta prima della battuta di Alessio Arduini. Eccolo Arduini, pallone che viene respinto. Poi ci prova Mellaro indietro. Eccolo il suggerimento in avanti. Coprono bene l'uscita di Egizi, difensori dell'Atletico, che poi sbagliano in fase di ripartenza. Mellaro pronto alla rimessa. Già battuta, non si concretizza l'1-2, proprio con il numero 2. Dall'altra parte prova a mettere giù Maramao. Poi pallone servito a Berardo. Mellaro deve ancora indietreggiare. Corso, Mellaro, pressing a tutto campo dell'Atletico Fiumicino. Corso ancora. Prova a buttare il pallone in mezzo, in qualche modo mette a terra Viscomi, ancora Viscomi qui prezioso sicuramente in fase di interdizione, poi viene spezzata la partenza a razzo di Stefano Mosciatti, Atletico che deve ripartire dalla rimessa laterale, battuta adesso, colpo di testa e poi Mellaro. Ottimo il suggerimento verso Bravi. Bravi deve arrivare alla conclusione, invece arriva ai limiti dell'area. Poi sul cross c'è la copertura di Ferri, il corner a favore degli Hammers Consulting. Lo batte direttamente Giulio Bravi. Eccolo rasoterra con il numero 8, Tessicini, che non riesce a controllare e a trovare una conclusione. D'Auria. Sbaglia tutto, poi prova a riprendersi il pallone, lo regala però a Bravi. Bravi deve arrivare al tiro, ci mette il piede Gizzi. Attenzione però perché il pallone rimane lì, c'è un'altra conclusione del numero 12 Berardo e poi riesce ad uscire l'Atletico Fiumicino dall'altra parte. Pronta la battuta di questo calcio, questa rimessa laterale. Qui viene commesso fallo a favore di Stefano Mosciatti. Attenzione per qualche alterco di troppo con il numero 3.
Mezzetti, numero 3 degli Hammers Consulting, commesso fallo, torna anche le hacche, c'è il capitano degli Hammers Giordano Mellaro. Comunque tra le proteste, calcio di punizione a favore dell'Atletico Fiumicino. Mosciatti sul pallone. Eccolo, Mosciatti riesce in qualche modo a spazzare l'Atletico. Attenzione però perché mette a terra ancora il pallone l'Atletico Fiumicino. Eccolo che arriva il cross in avanti, il pallone rimane in aria. Eccola la conclusione, lo scarico, ma è presente Andrea Corso. Super parata del portiere degli Hammers Consulting. Qui commesso fallo su Pantaleone Viscomi, anzi in realtà è stato proprio il numero 4 dell'Atletico a commettere il fallo. C'è il calcio di punizione, c'è un Hammers che ha già battuto. Qui poi il ritorno, ancora una volta falloso su Moreno Mezzetti, si sta inasprendo la partita, c'è un altro calcio di punizione a favore degli Hammers Consulting. Urla che arrivano dalla panchina sia da parte di Palombini, il mister degli Hammers Consulting, sia da parte dell'allenatore dell'Atletico Fiumicino Ancelloni. Va sempre il numero 9, conclusione respinta, ancora lì sul pallone le hacche che prende il palo e poi super parata di Egizi su il numero 2 Fraternali che stava lì davanti. Altra conclusione, altro schema, ancora Hammers Consulting vicinissimo al 3-3. Eccolo Egizi, davvero super questa sera il portiere dell'Atletico Fiumicino. Parata incredibile. Le hacche, la sponda. È a favore però degli avversari, poi non riesce in avanti a scattare Riccardo Mosciatti. Rimessa allora a favore degli Hammers, fa girare palla sempre gli Hammers. Qui non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora il pallone arriva in avanti. Ottima la copertura difensiva di un onnipresente Stefano Mosciatti. D'Auria, ancora Mosciatti, prova a aumentare i giri l'Atletico Fiumicino della sua manovra. Passa anche per Egizi, pallone in qualche modo arriva a D'Auria, la sponda a servire Mosciatti. D'Auria ancora sul pallone, ecco lo scarico verso Viscomi, non è preciso ma la trattiene il numero 7, arriva anche alla conclusione, c'è sia l'interdizione del difensore sia Andrea Corso che è andato preventivamente a buttarsi, non si sa mai che Stefano Mosciatti potesse ancora far male all'Atletico Fiumicino. Eccolo il corner, colpo di testa soltanto sfiorato da parte di D'Auria. Tutto pronto per la rimessa. Pallone girato indietro. Poi ancora spiove in avanti. Non c'è fallo su Mosciatti. Protesta il numero 6 dell'Atletico Fiumicino. Il pallone però arriva dall'altra parte. C'è Fraternali, Fraternali, conclusione murata da parte del numero 2. Qui intanto ammonito per proteste Riccardo Mosciatti che lamentava di aver subito un fallo. Deve ripartire dalla rimessa l'Hammers Consulting che però dovrà... ricominciare a giocare.
Vallehacca a raccogliere questo pallone. Tutto pronto per la ripresa del gioco dopo l'ammonizione di Riccardo Mosciatti. Arriva il pallone, ancora una volta conclusione murata quella di Mellaro. Mette palla a terra l'Atletico Fiumicino, lo scarico che arriva a Dauria. Dauria si deve girare, preferisce scaricare indietro. Saggia decisione, poi tentato e trovato dall'altra parte Stefano Mosciatti. Ottima l'azione dell'Atletico Fiumicino. Poi c'è Viscomi che perde il pallone, ma c'è fallo sul numero 4 dell'Atletico Fiumicino. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Sono tre gli uomini in barriera sistemati da Andrea Corso. Eccola la rincorsa deviata qui. La conclusione davvero potentissima. Dauria deve arrivare al cross. Respinta anche questa. Leacche prova ad addomesticare questo pallone. Ottimo lo scarico a favore di Mellaro. Mellaro si muove ai limiti del rettangolo di gioco, poi anche lui va al cambio, si accentra il numero 10, torna adesso in possesso del pallone, cerca e trova sullo scatto, Dio ci aiuti, butta il cross in avanti il numero 11, poi ancora Fraternali sul pallone, ancora una volta conclusione deviata, scatenato in questi ultimi minuti Fabrizio Fraternali, prova la conclusione da ogni parte. La rimessa laterale effettuata da Dio ci aiuti, ci prova Leacca a girarsi e cerca l'Eurogol senza riuscire però a prendere la porta. Ancora a terra Alfredo Egizi che forse si è fatto male nel tentare di respingere questa conclusione di Leacca. Si rialza adesso un quanto mai preziosissimo Alfredo Egizi, se l'Atletico Fiumicino conduce ancora per 3-2, deve molto proprio ad Egizi. Egizi che effettua la rimessa. Nulla di grave. Forse solo una capocciata al palo. A un portiere capita anche questo, specialmente a un portiere come Egizi. Pallone arriva lì in area, Corso va a respingerlo. In possesso del pallone c'è ancora l'Atletico Fiumicino che va a girare. Ottima l'azione anche di Marco Maramao che scarica, poi non arriva il controllo da parte del compagno. Rimessa effettuata da parte degli Hammers Consulting. Altro pallone sbagliato in fase di impostazione. Prova l'Atletico Fiumicino in avanti, ancora una volta però preziosissimo Leacche anche in fase di interdizione. Buono il cambio di gioco, anzi forse un po' impreciso quello dell'Atletico Fiumicino. E allora ci prova ancora l'Hammers Consulting, altra conclusione di Fraternali, non trattiene questa volta Egizi, ma comunque in qualche modo riesce a parare. Dio ci aiuti sul pallone. Altra palla respinta. Ancora Dio ci aiuti. Intanto ho chiesto il timeout da parte della panchina dell'Hammers Consulting. Mellaro pronto a ripartire dalla rimessa laterale. Appena arrivata l'indicazione dell'arbitro che mancano 8 minuti alla fine della partita, più ovviamente il recupero per gli Hammers, ancora un gol da recuperare, attenzione perché qui si aprono al contropiede dell'Atletico Fiumicino, conclusione però non troppo forte, respinta senza problemi, qui intanto qualche problema ce l'ha l'Atletico Fiumicino nel respingere questo cross effettuato dal Capitan Mellaro, che arriva in possesso del pallone, anzi no. Ci va Fraternali, che poi però lo perde, non si concretizza l'1-2. Dall'altra parte
rubato il pallone soltanto all'ultimo a Maramao. Ha rischiato però gli Hammers, ma fa bene così perché deve recuperare non solo questa partita, ma tutto il girone di ritorno. Hammers Consulting, lo ricordiamo, ultimo a 7 punti. L'Atletico Fiumicino invece ne ha non, è nono e ne ha 18. Mellaro cerca la conclusione della distanza, respinta. Qui poi messo a terra uno scatenato Fraternali, calcio di punizione a favore dell'Hammers Consulting. Proteste accennate da parte dell'Atletico Fiumicino, battuta a sorpresa fino a un certo punto questo calcio di punizione che libera la conclusione di Leacche, strozzata però. Siamo alla prima giornata di ritorno, ancora Mellaro sul pallone, ancora un'altra conclusione. Vi dicevo, siamo alla prima giornata di ritorno. La sfida di andata alla prima giornata, che è stata anche l'esordio dell'Atletico Fiumicino nella Serie A di Lega Calcio 8 dopo aver vinto il campionato di A2, è finita per 2 reti a 2. Qui messo a terra il pallone da Mellaro, scarica su Pasquini, pressato. Preferisce andare da corso, che perde questo pallone. Allora, eccola la conclusione del numero 11 di Maramao, che ha cercato il 22esimo gol in campionato, ma ha trovato Andrea Corso. È corner però a favore dell'Atletico Fiumicino. Battuto rasoterra, spazzato fuori dall'Hammers che tenta di ripartire con Mellaro. Lo scarico su Fraternali, che poi perde questo pallone dall'altra parte. Allora, eccolo trovato Maramao. Poi però non si intende con Mosciatti. Dio ci aiuti. Ancora in possesso del pallone il numero 11 degli Hammers, scarica da Mellaro. Va per vie centrali Mellaro, poi arriva il pallone in qualche modo, ancora Fraternali messo a terra, non c'è niente secondo l'arbitro, è scivolato il numero 2. Eccola l'apertura quasi ottima sulla corsa a cercare Mosciatti, colto leggermente, insomma non colto in controtempo, pallone suggerimento leggermente lungo che il numero 7 non è riuscito a controllare. Hammers ancora in avanti allora, eccolo qui tutto libero, trovato il numero 10 Mellaro, ancora Mellaro sul pallone. Mellaro ancora, prova a girarsi, arriva alla conclusione, ci arriva però anche Egizi con i guantoni a negare il pareggio agli Hammers. Conclusione comunque insidiosa con sicuramente Egizi che non l'ha vista partire. Qui suggerimento impreciso da parte della panchina, da parte dell'Atletico Fiumicino, si infuria la panchina, in particolare Mister Ancelloni. Maramao prova a controllare e poi si accontenta della rimessa, che andrà a battere Riccardo Mosciatti. Ancora Mosciatti sul pallone, l'1-2 con Maramao, Mosciatti. Deve provare a liberarsi di Mellaro. Arriva allora al cross, che alla fine è anche una conclusione su cui Corso deve mettere i guantoni. Mellaro gira benissimo verso il numero 8 Tessicini. Ancora Tessicini. Prova l'1-2 verso Dio ci aiuti. Respinta questa conclusione. Dall'altra parte Maramao si perde il pallone all'ultimo, il possesso però è verso Mosciatti, arriva lo scarico sulla destra, deve arrivare il cross, arriva adesso, deve arrivare adesso da parte di Stefano Mosciatti che invece va in porta e trova Corso. Non c'è fallo qui su Fraternali. Riesce a trovare un varco l'Atletico Fiumicino che arriva anche al tiro con Riccardo Mosciatti. Corso si infuria e riesce però a salvare i suoi. Tutto pronto per la battuta del corner.
Si muovono in due in area, corner che viene respinto e dunque deve ripartire dalla bandierina l'Atletico Fiumicino. Eccolo Maramao che si muove e va alla conclusione, spara alto però sopra la porta. Mellaro prova il cambio di gioco, la conclusione al volo, alla fine è un pallone insidioso che finisce in area ma poi si spegne senza pericolo sul fondo. Buono però anche il pressing dell'Atletico che poi perde il pallone. Maramao va in avanti, il numero 11. Maramao che prende il palo, non trova di pochissimo il gol. Il numero 11, Marco Maramao. Altre urla davvero disperate da parte della panchina dell'Atletico Fiumicino. Un po' di disattenzione da una parte e dall'altra, le due squadre stanno rischiando, qui intanto arriva il fallo e il calcio di punizione a favore degli Hammers. Qui altre proteste da parte di Riccardo Mosciatti che deve stare attento, glielo ricorda anche il direttore di gara che ha già ammonito. Leac e Mellaro come sempre su questo pallone, tre i giocatori in area che sono al limite dell'area di rigore, altri a disturbare la visuale di Egizi, la rincorsa è di Mellaro, la conclusione è di Mellaro, la riesce a spazzare Fognani, arriva il cross e qui l'occasione sulla testa di Simone Merelli, ma ancora una volta è presente Egizi. Altro corner battuto, questa volta particolarmente impreciso da parte degli Hammers Consulting. Forse si è fatto male Simone Merelli. Si tocca un po', probabile che sia anche stanco. Quando ormai manca poco alla fine di questa partita, con l'Atletico Fiumicino che sta conquistando davvero tre punti fondamentali. Sono i primi tre del girone di ritorno. Qui intanto addomestica il pallone Pasquini. In qualche modo ci arriva Leacche su questo pallone. Poi arriva una sassata, una conclusione dalla distanza di Giulio Bravi che si fa anche male su questo tiro al volo che però esce di poco. Egizia la rimessa. È un passaggio però ad Andrea Corso. Messo giù poi Fraternali. L'arbitro ha visto un fallo. Sta finendo davvero con tantissima tensione in campo questa sfida tra Atletico Fiumicino e Hammers Consulting. Dopo quest'ultimo fischio arbitrale, davvero grandi proteste. Tutti i giocatori lì, anche dalla panchina. Protesta in particolare Stefano Mosciatti che si è fatto tutti i 50 minuti. Ancora altre accuse nei confronti del direttore di gara che cerca però di fare da paciere, non tira fuori i cartellini. Anche perché poi insomma sarebbe difficile tirare fuori i cartellini quando a protestare sono in 15, se escludiamo il portiere degli Hammers Consulting, Andrea Corso, che è rimasto invece a presidiare la sua area di rigore. Arrivano adesso i cartellini estratti dal direttore di gara.
difficile capire chi abbia ammonito quando ancora sono in campo anche diversi componenti delle panchine delle due squadre. La panchina dell'Atletico Fiumicino è addirittura deserta al momento. Gli Hammers rimangono in due invece. Ora torna a popolarsi la panchina dell'Atletico, che dovrà far fronte quindi a questo calcio di punizione dal limite a favore degli Hammers Consulting. C'è Mezzetti su questo pallone, anzi scusatemi, è andato in aria il numero 3. E c'è sempre la solita coppia, numero 9 Le Hacche, numero 10 Mellaro. Praticamente c'è anche tutto l'Atletico in barriera. E adesso Mezzetti che va a disturbare la barriera dell'Atletico. Sarà difficile vederla partire per Egizi. Va Leacche, trova la barriera e c'è il triplice fischio finale. Finisce qui questa bellissima e divertentissima sfida tra Hammers Consulting e Atletico Fiumicino, che hanno davvero messo tutto in campo in questa prima di ritorno. La vince l'Atletico Fiumicino, una vittoria fondamentale in chiave salvezza per l'Hammers. La situazione è sempre più complicata. C'è un girone di ritorno per provare ad evitare la retrocessione.